Non riesco a farla partire. Non andiamo da nessuna parte. Papà! Grace, sta tranquilla. Siamo vivi. E siamo insieme. Ho solo bisogno di un minuto per pensare. Ma che cosa fare adesso? Qui nella città di Denver, chi è riuscito a sopravvivere fa di tutto per scappare dall'inferno e le autorità cercano di stabilire quando e come poter inviare le squadre di soccorso. Parlatene con Savella. Intanto l'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze ha allestito dei nuovi centri di accoglienza provvisori per gli evacuati, che si vanno ad aggiungere a quelli già esistenti al confine tra il Colorado e il Kansas. Qui sono stati accolti i civili che avevano lasciato Denver alcune ore prima dell'esplosione. Ogni speranza di ritorno è svanita con l'accecante bagliore delle 17:56 di questo pomeriggio. Dobbiamo metterlo giù. Non possiamo fermarci. È molto debole. Presto, riusciremo a trovare dei medici. Non troveremo nessuno, Mike. John, sì. Posso parlarti un momento? La tua idea di raggiungere la superstrada non va, sarà diventato un cimitero. L'unica possibilità è usare le strade in terra. Proponi di andare a piedi fino al Kansas? Comunque camminare verso est. Almeno finché non troviamo un'auto. Ma il ragazzo non potrà mai farcela. Perché non ci dividiamo? Io prendo Chance, tu resti con Danny. Tornerò con i soccorsi. Tu ci porterai i soccorsi? Beh, posso organizzare un paio di... Ma guardati in giro. Che cosa vorresti organizzare? Ehi, che cosa vuoi fare? Cerco di andare via di qui! Nessuna di queste macchine funzionerà! Perché no? L'impulso di onde elettromagnetiche ha messo fuori uso i circuiti elettronici. Dobbiamo trovare una vecchia auto. Allora, ascoltatemi. Arriverò alla miniera Shattuck e prenderò uno dei tunnel che partono alla statale 70. L'appuntamento è al grande campo profughi, a Eminence, proprio al confine con il Kansas. Tutto chiaro? Dai, Chance, vieni. Meg! No! Megan, non fare la stupida. No, non puoi dividerci, Meg. Non sto cercando di dividere la tua famiglia. Voglio solo salvare nostro figlio. Qui c'è abbastanza posto anche per te. No, Meg! Ma c'è abbastanza posto! No, nel modo più assoluto! Ehi, ehi, ehi! Senti, Meg... Perché non prendi tutti e due i ragazzi? È meglio mandarli via prima che ci sia la ricaduta radioattiva. D'accordo, tesoro. Vai, ok? Devi andare con me. No, non voglio, non lo Su, lascerò ascolta, mai. Su, ascolta, mi resterò io con lui finché non arrivano i soccorsi. Devi solo fidarti Papà, di me. No. Tesoro, ci ritroveremo tutti al campo. Non c'è altra soluzione. Lo sai bene. Lo proteggerò con la mia vita. Grace. Coraggio, tesoro.
Non preoccuparti. Mio Dio, tesoro, ci vediamo presto. Ci vediamo presto, te lo prometto. Io ti voglio bene. Ormai la notte nucleare ha avvolto Denver e le informazioni sono vaghe. Le comunicazioni sono state interrotte da un potentissimo impulso di onde elettromagnetiche. Queste immagini, riprese da oltre 50 miglia, danno un'idea del disastro. Mentre i superstiti in città lottano per salvarsi, nelle zone periferiche, riparate dalle montagne, gli evacuati stanno decisamente meglio. Comunque in questo momento non è possibile fare un calcolo delle vittime. Ehi! Ho tanta paura, Bobby. Che cosa sarà di lui? Andrà tutto bene. Io non lo so. Jane. Si sistemerà tutto. Andiamo. Dobbiamo continuare a spostarci verso la superstrada e lontano dal luogo dell'esplosione. Il sistema elettrico è completamente partito. E anche il mio è andato. Che cosa facciamo? Dobbiamo arrivare alla superstrada, là troveremo i soccorsi. Che cosa? Io volevo andarci sulla superstrada. Se fossimo andati più in fretta, ci saremmo arrivati prima che la bomba esplodesse. Beh, adesso che vuoi fare? Vuoi andartene? E vattene. D'accordo, gente, ascoltate. Ascoltatemi, per favore! Perché non usi l'autobotte? Sali. Hai ragione. Ascoltate! Cercate di stare calmi e ascoltatemi! Ok, non possiamo più guidare, è vero, ma quello che possiamo fare è camminare! Andiamo, cominciamo a camminare e cammineremo tutti insieme! Prima o poi arriveremo alla superstrada! Quelli di voi che vogliono restare, che restino! Appena possibile vi manderemo qualcuno in aiuto. Forza! Andiamo. Camminiamo. Jane. Sì. Ci stanno seguendo. Sì. Bene,